Stasera? Questa sera sto preparando una cucina sfiziosa, sfiziosa. Ho preso dei fiori di zucca. Eccoli qua. Li ho puliti, aperti. E dopodiché li ho passati prima nell'uovo, poi nella farina e poi di nuovo nell'uovo. E sono andata a friggerli. Eccoli qua. Che li stiamo friggendo. Poi li passeremo al forno con della mozzarella. Poi granellina di pistacchio, formaggio grattugiato e le nostre acciughine che gli daranno un bel caratterino. Ok? Bene, adesso io mi sono portata un pochino avanti che stavo friggendo in modo che velocizziamo un pochino. Accenderò il forno a 200 gradi, così faremo presto presto. Bene, eccoli qua i nostri fiori. Possiamo cominciare. Aspetto, li facciamo scolare su della carta. Eccoci qua. Friggiamo anche gli altri e poi componiamo il nostro piatto. Adesso è tempo di zucchine, di fiori, li troviamo al supermercato facilmente e li possiamo, per cui ci possiamo sbizzarrire a fare un po' di ricettine. Andiamo a friggere. Ok, eccoci di nuovo. I nostri fiori li abbiamo fritti. Eccoli qua. Belli belli, i nostri fiori di zucca, eccoli qui, ok? Abbiamo qui una placca da forno, una pirofila, mozzarella, che sia di bufala o fior di latte, quella che vi piace, insomma, formaggio grattugiato, parmigiano, misto, come vi piace a voi, e della granella di pistacchio. Adesso cosa facciamo? Andiamo a miscelare la granella di pistacchio con il formaggio. Ok? Ecco qua. Facciamo così. Abbiamo messo insieme granella Cauric, saluti da Roma, la granella di pistacchio, mamma che profumo, e il formaggio. Bene? Ok. Perfetto. Adesso prendiamo i nostri fiori, li adagiamo sulla nostra placca da forno, sulla nostra pirofila. Ci andremo ad aggiungere la mozzarella e le nostre alicette, le nostre acciughine, che daranno un bel caratterino al nostro piatto, quindi mettiamo la nostra mozzarella, eccola qua, mettiamo un altro fiorellino, fatto, aggiungiamo le nostre acciughine, senza esagerare, perché le acciughe hanno un sapore molto forte, quindi mi raccomando, non esagerate. Un pezzettino di acciughina. Eccola qua, un filettino su ogni fiore. In questo modo. Un pochino di mozzarella qua. Eccola qua.
un'abbondante spolverata del nostro composto, del nostro formaggio con il pistacchio. Ok? Ecco fatto. Ecco qua. È uno strato. Adesso facciamo un altro strato con i nostri fiori. Eccoli qua. Mettiamo un altro strato. Mettiamo la nostra mozzarella. Ecco fatto. Ok. La nostra bella mozzarella. E il nostro formaggio. Ciao Valentina. Sì, li ho fritti prima, li ho passati nella farina, cioè prima nell'uovo, poi nella farina e di nuovo nell'uovo e poi li ho fritti. Li ho aperti per bene, ho tolto il pistillo e poi uovo, farina, uovo e poi fritti. Abbiamo messo la nostra mozzarella, la ricetta basta perché sennò è troppo forte. E ultimiamo con il formaggio ed il pistacchio. Dopodiché mettiamo in forno a 200 gradi fino a che si scioglie la mozzarella in un bel colorito dorato. Ci vediamo dopo per quando sono pronti. Ecco qua, non ci vorrà molta cottura, e poi dipende sempre dal forno. Ciao Sergio, ti possino. Ecco qua. Vediamo un po'. Ecco. E adesso li andiamo a mettere in forno. Ci vediamo dopo per vedere come sono venuti. Ciao, a dopo. Benissimo. Eccoci qua, vi avevo detto, quarto d'ora, 20 minuti a 200 gradi. E tempo di far sciogliere la mozzarella, di gratinarmi un po', che assumano questo bel colorito. Eccolo qua, vedete come sono belli dorati? Aspettate qualche minutino prima di servirvi, perché sono bollenti. E tutto qua. Buon appetito. Bene, ricapitoliamo. Abbiamo messo su 10 fiori di zucca, abbiamo messo 3 mozzarelle da 125 grammi, 200 grammi di formaggio grattugiato a scelta e 70-80 grammi di granella di pistacchio, qualche ciuffettino, diciamo 5-6 filetti di aricetta, di acciuga sott'olio. Abbiamo composto la nostra farina, 3 uova e la farina quanto basta a friggerli. Dopodiché abbiamo composto la nostra placca, il nostro trionfo di fiori di zucchina. Quindi abbiamo la verdura, ciao Salvatore! Abbiamo quindi i fiori di zucca che costituiscono la nostra parte vegetale, la granella di pistacchio che comunque il pistacchio fa molto bene, il formaggio, le proteine del formaggio, le proteine delle nostre acciughe e la mozzarella. Bene, è un piatto tipicamente italiano, ci sono le nostre eccellenze. Vi ringrazio, vi do un bacione grande, 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 grande e alla prossima ricettina. Voglio farvi dei crostoni di pane di Lariano, che è un'eccellenza dalle nostre parti, con della verdura ripassata, in questo caso dei broccoletti selvatici, ma voi potete utilizzare tranquillamente dei broccoletti. Ci metteremo della provola affumicata, le ricette e non. Vediamo come preparare questi crostoni. È una ricetta sfiziosa che in queste sere d'estate le preparate, le mettete in giardino e ve le gustate. Bene, grazie di tutto. Un bacio, un abbraccio, ciao Gio, saluti da Roma e speriamo che questo tempaccio si calmi. A presto con una nuova ricettina. A presto ragazzi, buona serata a tutti, ciao.